Noi di sevengifts.org siamo in regime di isolamento, siamo in regime di pandemia, quindi è un'intervista che non è dal vivo in genere come sempre, Ma io ma sono vivo. siamo vivi. Per chi non lo conosce, siamo con Don Giovanni Berti, noto nel web come Gioba, e lo ringraziamo di aver accettato l'invito. Buongiorno Don Giovanni. Buona giornata anche a te e a tutti voi, grazie. Allora, diciamo che sei molto virale. In questi tempi di virus è una parola, nel tuo caso è positiva. E sei famoso per le vignette che accompagnano il Vangelo della Domenica. Allora, intanto, e che poi sarà anche l'oggetto un po' della nostra conversazione. Intanto, come va in quel di Verona, diocesi di Verona, ma lato lombardo, ecco. Esatto. Noi qua siamo a Monica del Garda, che è un paese turistico sulla sponda bresciana del lago di Garda, che è però diocesi di Verona, è un bellissimo posto. Io sono veronese, però sono in mezzo qua a bresciani, anche se sono abituati al clero veronese. E è un periodo molto difficile per tanti aspetti. Qua poi siamo anche nella seconda provincia maggior in questo momento contagio e anche purtroppo persone ospedalizzate e anche ospedali sotto pressione. Abbiamo qua l'ospedale più vicino è di Desenzano, però poi anche Gavardo e poi quelli di Brescia. È una situazione impegnativa, anche diversi lutti di persone in parrocchia. È un periodo, diciamo, che ci mette alla prova, soprattutto dal punto di vista anche, vedo qua, lavorativo dappertutto, ovviamente. Qua si vive sul turismo e in questo momento è tutto fermo e anche le prospettive non sono buone. Delle migliori. Ok, questo no, giusto perché prima di tutto vengono sempre le persone. E veniamo a noi. Allora, intanto prete disegnatore che si potrebbe definire. Ecco, come nasce questa tua passione per il disegno? Allora, io ho sempre disegnato fin da piccola, il mio modo per giocare e per crearmi mondi fantastici che le mie sorelle mi ricordano come mi prendevano in giro, anche perché mentre disegnavo le avventure facevo anche i rumori, quindi era un gioco. Quindi ho continuato sempre a disegnare. E anche poi al liceo, la mia materia preferita era arte, e quindi poi già al liceo ho cominciato a fare anche disegni umoristici legati agli insegnanti e a quello che succedeva a scuola. E poi questo è continuato. Poi, quando a 19 anni sono entrato in seminario, mi sono portato dietro, uno si porta dietro quello che è, lo riadatta alla vita. E anche in seminario, che è una vita di comunità ricchissima di spunti di vita, di umoristici, così anche modi di cose che succedono, anche lì ho cominciato a disegnare vignette su dei fogli, le applicavo alla bacheca della sala da pranzo, perché internet a quel tempo non c'era, e poi anche poi da prete. Ho continuato a fare i miei disegni, illustrazioni molto, molto artigianali e semplici e poi con l'avvento di internet è venuta anche la possibilità di condividere i propri lavori, allora ho cominciato anche a disegnare qualcosa legato alla vita della parrocchia, ma anche al Vangelo, cercando di rappresentarlo in maniera diversa. Ecco, come fai a trarre gli spunti ironici dal Vangelo? Cioè, il Vangelo è ironico per certi versi, perché è paradossale più che ironico rispetto alla vita dell'uomo moderno. E come fai a tradurre questi aspetti paradossali
in immagini. Allora, come hai detto giustamente tu, il Vangelo che ci racconta la vita di Gesù, le sue parole, come le prime comunità hanno preso questa esperienza e l'hanno rielaborata, sicuramente è ricco di spunti, diciamo, paradossali, ironici, dove l'ironia non è il prendere in giro, che va bene, ridere allegramente, ma è rovesciare le situazioni e provocare un cambio di mentalità. L'ironia, poi la satira, di sotto tira giù il potente, lo diminuisce per renderlo più umano e rovescia le situazioni dove gli umili invece vanno sopra. E Gesù ha creato diverse situazioni in cui proprio ha rovesciato in maniera anche spiazzante le situazioni. Quindi il Vangelo di per sé stesso, poi il Vangelo è il Vangelo della gioia, cioè vuole trasmettere, comunicare una vita che è fatta anche di felicità, non quella felicità, diciamo, che va bene, anche momentanea, ma una felicità profonda. Ecco, gioco su queste cose qua. Il Vangelo ne ha tanti spunti. Poi io faccio un lavoro naturalmente molto più piccolo, nel senso, prendo una pagina, cerco di metterla in comunicazione con la vita attuale per far evidenziare la pagina del Vangelo. Perché io penso sempre, uno che non conosce il Vangelo di un'altra cultura, religione, non gli verrebbe da dire niente. Cioè, invece chi conosce il Vangelo, magari giocando con quella pagina, la conosce meglio. Ecco, ce n'è una che ti piace particolarmente e una che dici proprio questa l'ho toppata. Tanto è vero che ho una memoria, io che a volte mi scrivo, ah, bella quella tua vignetta, io non me la ricordavo di averla fatta, sono così. Ma ce ne sono, ma per esempio una che ha girato tantissimo, perché poi mi arrivavano, questo è internet, moltiplica, è come i virus, arrivano anche di ritorno, in questo senso benefico. E come feedback mi è arrivata quella che dove le tre donne, fatta ancora più di 10 anni fa, le tre donne vanno al sepolcro con degli occhialetti strani e una fa: ma perché questi occhialetti blu e rosso? Perché l'ha detto Gesù che sarebbe risorto in 3D. Giochiamo sulla parola 3D, tre giorni, poi il discorso del cinema, che è una passione grande che ho, quindi c'è anche dentro molto di me. Quella so che aveva girato. Altre, forse quelle troppo verbose, perché lì ci vuole la capacità del fumettista, infatti mi guardo molti fumettisti, hanno capacità con poche parole di andare subito al punto. A volte magari mi perdo in fumetti che magari sono troppo lunghi, magari alla fine... No, vabbè, diciamo non decolla, che... Ma ne ho fatte tantissime, quindi... No, in realtà tantissime decollano. Cioè, almeno io lo vedo anche... E poi precipitano. No, no. Hai un sito che è ricchissimo, hai anche una pagina Facebook molto seguita, quindi non, per quello non è... La qualità è alta, ecco. E... No, figurati. E ti volevo chiedere... le prime ebbero un immediato successo oppure sono state oggetto di critiche o di... Perché all'inizio le innovazioni un po' anche spaventano. Ma diciamo, forse anche è stata una cosa graduale, perché prima ho cominciato a condividere via email, poi è saltato fuori la possibilità di fare il mio blog, che ha 13 anni, che nell'epoca di internet è mostruosamente vecchio. E quindi ho fatto il sito, poi è venuto fuori quasi subito Facebook, che è una vetrina di condivisione molto più ampia, poi adesso Instagram, bisogna starci dietro, Instagram... quasi più Facebook, che è l'Instagram dei vecchi. Comunque, la possibilità di condividere. Forse le prime, diciamo,
È stato un accompagnamento graduale. C'è stato un momento in cui sì, qualcuno le ha criticate. Adesso, se uno basta che digita su Google vignette Gioba o Don Giovanni Berti, viene fuori una delle prime cose. 10 anni fa mi avevano fatto un volantinaggio davanti alla chiesa perché ero stato considerato blasfemo. E anche se quella cosa lì, insomma, sicuramente qualcuno può trovare questo gioco con il Vangelo non adatto. Sono visioni diverse rispetto, io non penso di essere blasfemo, anzi provo a mettermi a servizio del Vangelo in maniera anche tirando fuori forse il Vangelo da quella cantina polverosa dove a volte lo mettiamo lì, che fa parte di una parte triste. Invece il Vangelo può veramente essere retto, riletto, ripensato in tante maniere. Può essere letto anche come una sorta di esperimento alla luce del Concilio Vaticano, che era poi il vero motivo per cui è stato fatto. Non cambiare il contenuto, ma il modo. Svecchiare l'annuncio del Vangelo. Anche perché la buona Sono novella è anche andato molto indietro rispetto anche ai. Ma la comunicazione è fondamentale nella modalità che deve essere adeguata al cosa si vuole comunicare, ma anche al contesto e anche a chi si comunica. E poi anche il modo certamente incide sul contenuto. E io penso che il Concilio Vaticano volesse secondo volesse non cambiare la fede, anzi assolutamente no, è un concilio molto pastorale, dove voleva però riflettere nel dialogo col mondo sulla modalità di proporre la fede, constatando che anche forse certe modalità e certe prassi, pur se buone, risentivano un po' del tempo. E non è che cambio il Vangelo. Vorrei che si arrivasse al Vangelo anche attraverso questo modo di comunicare particolare. Poi, insomma, la storia dell'arte è piena, anche se adesso già parlare di arte mi rimette un po' in tilt, però comunque il modo di rappresentare anche artistico del Vangelo ha prodotto tantissime cose belle nel tempo. Beh, noi in Toscana ne abbiamo una collezione sterminata, potrei dire. Io sono amante dell'arte e anche è bello che quello che noi diciamo è la rappresentazione classica del Vangelo, un'opera d'arte. In realtà, quando è stato fatto al suo tempo, era modernissima. Ambientare un episodio del Vangelo in una corte rinascimentale o con personaggi vestiti un po' all'antica, ma in un'architettura moderna, con le prospettive. Questo vuol dire veramente credere che il Vangelo può parlare nella e alla modernità. Come Gesù all'epoca era moderno. A me, lui ha scelto, non è che tra l'altro lui ha cambiato Dio, ha voluto far capire chi era Dio in maniera vera, visto che molte, come si chiama, modi di rappresentarlo e narrarlo a suo tempo erano diventate delle gabbie che avevano tolto il vero volto di Dio. E infatti Gesù si rifà ai profeti e spesso accusa, anche ironicamente, i suoi contemporanei di aver tolto il vero volto di Dio ingabbiandolo dentro le loro consuetudini umane. Quindi Gesù è un innovatore estremo con il suo corpo. Infatti, va bene tutto quello che ha insegnato Dio, adesso ve lo faccio vedere fisicamente. Questo è stato infatti che ha mandato in tilt i suoi contemporanei. E lui l'ha fatto in 3D e anche Però è in 4D di proprio full immersion. version. Ascolta, tra i personaggi delle tue vignette, ce n'è uno che preferisci? Ti dico subito che il mio preferito è Dio Padre, non perché è il boss, ma perché con lui riesci ad avere un tratto particolarmente calzante. Allora, io non ho, il mio non è un fumetto No, di come i sé, no. personaggi, sono vignette, diciamo,
diciamo, isolate. Però, allora, un personaggio che mi piace anche a livello biblico, evangelico, e appare spesso, è Pietro. Pietro è uno dei personaggi tra l'altro meglio narrati nel Vangelo, che spesso ingloba in sé anche pensieri, umori, atteggiamenti di tutti gli altri. E non è solo il principe, cioè il capo degli apostoli, è un po' perché li raggruppa insieme, però è un bel personaggio. E quindi lo rappresento, quello che sempre un po' interagisce con Gesù. Poi è vero, un altro personaggio, vero come lo rappresento sempre Dio, bello pieno, con la barba bianca, un po' la rappresentazione classica. Infatti in alcune vignette lo facevo smascherare, che sotto era un'altra persona, perché finalmente posso togliermi la rappresentazione classica. Poi io faccio spesso degli angioletti, uno con un ciuffone, si vede che almeno nel disegno non è la realtà, infatti faccio sempre questi personaggi. E c'è un angioletto, sono sempre uno o due, in particolare uno che ha un ciuffone arancio, e quello è il mio personaggino, gli faccio dire sempre il dialogo con Dio, lo fa lui. E, tra i giovani, le vignette, che riscontro hanno? Allora, io penso di fare quello che faccio, lo faccio per me e per la mia generation, my generation. Cioè, penso che per i giovani, adesso i giovani cominciano a essere sempre più distanti come fascia d'età, poi molto complessa. Non pensavo, ma tanti di quelli che di età giovanile, che hanno riferimenti culturali, a volte molto diversi, fumetti, rappresentazioni un po' diversa dai miei, però trovano interessante, e a volte è un modo anche questo per sicuramente mostrare un volto diverso del prete, ecco, diciamo così. E anche tanti bambini mi dicono: ah, che bello, mi è piaciuto. Io dico: ma è incredibile che capisca una battuta, perché a volte faccio dei riferimenti magari un po' al mio mondo, non so, TV, serie televisive, cinema, cose che fanno parte della mia generazione, però vengono comprese. Questo è bello. Quindi mi sono accorto che tante vignette, magari una più una e magari qualcun'altra, sono intergenerazionali. Ma i bambini sono molto smart, più di quanto... No, chiedo perché so anche che sei venuto a Lucca lo scorso anno. Com'è andata? Allora, essere invitati a Lucca Comics, dove ho presentato il libro delle vignette, quello che è uscito l'anno scorso, è stata, cioè, per me una consacrazione, finire a Hollywood. Beh, in effetti è una delle Hollywood dei fumetti. Sì, sì, sì. Infatti mi ha messo in contatto un amico con Carlo, con l'organizzazione del Lucca Comics, che si era molto ben interfacciata con la diocesi, ed è stato bello questo dialogo. La diocesi ha dato anche dei contenuti, delle proposte come diocesi dentro Lucca Comics, e c'era anche la mia. Quindi per me è stato bellissimo, a parte venire a Lucca, bellissima città, nel Lucca Comics, è stato meraviglioso e anche bella occasione anche di incontrare fumettisti, vedere i veri fumettisti al lavoro, vedere anche quelli che hanno presentato lì nell'incontro con la diocesi sulla comunicazione. È stato veramente bello. E il vescovo, veramente un vescovo molto smart, è stato veramente molto simpatico, ha partecipato anche lui al laboratorio che ho fatto. Ascolta, quanto ci metti a fare una vignetta in genere? Proprio di tempo, media, poi. Allora, io sono pigro, quindi meno faccio in meno tempo, meglio è. Diciamo che ci metto mediamente mezz'ora, ecco, a volte magari 20 minuti, perché dopo, se devo fare delle cose più complesse, ci metto un po' di più. Non sono come quelli che in 3 secondi fanno tutto, devo guardarmi, eccetera.
Tra i tuoi parrocchiani spopola, spero. O proprio Io nessuno è profeta in patria, proprio come. noi preti abbiamo varie patrie. C'è la patria parrocchia, la diocesi, la famiglia. Diciamo che a livello di parrocchia sono no, no, mi sento è una comunità piccola, turistica, non tanto grande, quindi ci si conosce e vedo meno, veramente ho ricevuto tanta stima. Io tutte le settimane sul foglio parrocchiale metto la vignetta e vedo che è apprezzata, anche fatto del libro. No, 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 c'è un apprezzamento, io lo sento così, insomma. Quindi... Ascolta, c'hai il libro a portata di mano? Parole. Se vuoi ho la storia. Vorrei Vai. cominciare non dal libro, l'ultimo, ma allora, Vai. questa è quella storia. Questo non è il libro, questo è il mio diario. Oh, è una mezza scusa, è col Verona Sì, Calcio. questo praticamente cioè, è antico, è del 1984. Ah, che è tra l'altro il mio anno di nascita, quindi Ok, ho sappilo. capito, sono antico. È dal mio terzo anno di superiore, sì, e dove scrivevo i compiti. E qua avevo cominciato a disegnare le vignette dei professori, perché cerco qualcuna. Quelli più smart potete Adesso fare non anche si il calcio. vedono tanto, però sono vignette che facevo sugli insegnanti. Ecco, questo per esempio, spero che devo provare anche questa, era la professoressa di matematica che prendevo in giro, non so se si vede Moto qualcosa. circolare uniforme. Sì, è un po' scarpe Non a si vede ghiaccio tanto da secco. lì. Comunque, questo è il diario, ma è bello che questo girava per i banchi o le classi e mi tornava con i commenti. Era un Facebook materiale. Che poi c'era anche più E bello. dopo ci mettevano foto, c'è cioè le classiche foto del diario, insomma. Sì, adesso hanno di quei diari che sono pesanti, così con tutte le robe, il mio era più semplice, però. Poi, ecco, poi con il tempo, in seminario, facevo le vignette, anche queste le ho raccolte, poi le ho stampate homemade, proprio con la fotocopiatrice, e facevo le vignette anche qua su quello che capitava in seminario. Questo è il vescovo di allora con il cerimoniere qui o qua. Sì, era una situazione un po' quello che, insomma, vediamo se ce n'era qualcuna. Ah, c'era una che si chiamava Teresa Presa, allora la suora che viene fuori dal pacco, Suor Presa. Presa quellina. Sì, ma ecco, questo era il. Le Qui ho siamo negli anni raccolte. 90. Questo è dell'80, sì, no, 89-90, 93, perché nel 93, questo è l'ultimo, nel 93 sono diventato prete, sono uscito dal seminario, non Il perché sono seminario cacciato. ultimo atto. Ultimo atto, li avevo, sì, le raccoglievo qua un po', questo è il mio amico, ma non, adesso non so se si vede, che dirigeva il coro, Cantiamo l'alleluia di Lourdes. e allora si veste da Madonna. Sì, sono le cose che succedono in seminario. Poi, avanti, e l'anno scorso è uscito il Nella libro con vignetta del Lorenzo. Signore. Nella vignetta del Signore con Lorenzo Gagliani, che ha curato tanto me, cioè mi ha stimolato, ha creduto, mi ha spinto. Poi ha raccolto le omelie che faccio tutte le domeniche e ha fatto una sorta Scelta. di Vangelo dall'Annunciazione all'Assunzione con le varie vignette. Dove c'è il, non so, poi se non ritornerete come bambini questo. Sì, E dove c'è un pezzo colpisce. del Vangelo e il commento. È un Vangelo, c'è Però un'introduzione e secondo me sei poi. riuscito anche a caratterizzare Gesù come poteva essere allora. Cioè, dargli un tratto psicologico nel disegno che
Io me lo immagino, ecco, questo. Sì, io l'ho fatto la classica rappresentazione, capelli lunghi, barba, sì, perché deve essere anche riconoscibile. Sì, un po' cerco, vedo che cerco di farlo interagire con i personaggi in maniera simpatica e spero fedele anche Ma al Vangelo. se posso permettermi, su certe cose mi sembra, ora con tutta la differenza che ci può essere, mi sembra più umano, nel senso più che prendi quella psicologia umana, il tuo Gesù, cioè come lo rappresenta anche in maniera, rispetto a tanti Gesù che sono solo dolci, cioè dove viene quasi un Gesù etereo, fuori dalla, snaturato. Forse molto anni 70, ecco. Questo perché negli anni 70 forse era quella l'idea di Gesù. Però ecco, credo che tu abbia saputo, magari un'esperienza molto diversa, però tu colga un po' meglio anche un Gesù che può essere arrabbiato, un Gesù divertito, un Gesù gioioso, un Gesù ironico ma anche paradossale. Questo ce l'ho sempre visto nei tuoi vignette. Beh, se apparisse troppo serio sarebbe Sarebbe un po' una tristissimo. cosa. E, no, ma penso, per esempio, a me ha ispirato molto un musical che è trasportato in film. È conosciuto pochissimo, però io lo adoro, l'ho visto tanti anni fa in seminario. È un Godspell, è il titolo del musical, è più o meno contemporaneo a Jesus Christ Superstar, che adoro, amo il rock ed è un capolavoro. Però Godspell, che gioca sulla parola gospel, Godspell, rappresenta un Gesù clown e gli apostoli, sono un gruppetto uomini e donne, sono otto, che giocano con lui a raccontare il Vangelo, è un capolavoro. Il film. C'è un film con delle canzoni e delle parti recitate e lì mi sono molto ispirato perché è proprio fedelissimo al racconto, perché proprio a volte è il testo, però raccontato in maniera giocosa, però in maniera molto vera, che buca, diciamo, un po' quelle barriere che abbiamo religiose, che è tipico di tutti. Infatti la musica, il teatro, il cinema, l'arte hanno la capacità di bucare. A volte certe nostre resistenze di fronte ad insegnamenti. E a me è piaciuto molto questo Godspell. Io faccio delle, non faccio clown in film, ma faccio delle vignette, magari giocando anche sui personaggi. Ascolta, pensi che questa cosa qui possa avere una evoluzione? O che evoluzione pensi possa. La sospensione divinis? No, scherzo. No. No, non credo. E No, comunque, finché ti dici appoggia. da parte mia che Sì, nel tipo di. senso che tipo di evoluzione pensi possa avere? Ora non ti dico che mi metterei su una redazione di fumettisti perché l'ironia è un tratto unico e personale. Però ecco, se tu dovessi immaginarti fra 10 anni, se non ti hanno fatto ancora vescovo, come. Cioè, deve esserci un cataclisma. No, no, impossibile. No, no, ma io, tanto non mi sarei mai immaginato di fare un libro, e questo ringrazio anche a Lorenzo Galliani, e al fatto che condividere le cose, questo è il bello di internet, è vero che amplifica tutto e moltiplica all'infinito, però il bello della condivisione permette gli incontri e anche la possibilità anche di evolversi. Ecco, non avrei mai immaginato di mettere in un libro anche fatto così, che mi ha portato anche a incontrare comunità cristiane, così a parlare con te adesso, essere qui. Questo, io mi vedo così, io voglio fare il prete, sono contento di essere parroco in una bellissima comunità qua sul lago e vedo che ci sta. Sai, per la serie Non suggerimenti vedo. non richiesti, magari far evolvere qualche personaggio, dargli qualche linea, ma passare anche ai santi. Qualcuno diventa un lavorone? No, lo so, era.
ho fatto qualche vignetta di qualche santo, perché poi mi chiedono le vignette, allora ho fatto anche qualche illustrazione. Adesso, per esempio, per dire, c'è in produzione, no, in produzione, in stampa, il secondo libro, nella vignetta del Signore 2, che no, come funziona nel cinema, è il prequel. Cioè abbiamo fatto con Lorenzo tutto l'Antico Testamento. Io non avevo fatto, avevo fatto pochissime vignette, quindi è stato tutto nuovo. È stato prendere i vari brani, anche individuare alcuni personaggi che si ripetono, Mosè, Salomone, Davide, e provare a raccontare, che è lunghissima la storia, però l'Antico Testamento con vignette e i commenti, che stavolta sono totalmente geniali, di Lorenzo. Questa è stata un'evoluzione. Magari, boh, la vignetta del Signore 3, In 3D. la chiesa da ridere, che ne so. Va bene. Don Giovanni, ti ringrazio perché non mi voglio bruciare tutte le domande che ti vorrei fare, anche perché poi ti voglio rincontrare. Nel senso, spero che verrai a Lucca prossimamente e che ci sia la possibilità di farla anche in vivo. Per il momento ti ringrazio e aspettiamo il prossimo fumetto. Grazie, grazie anche a voi, auguri anche in questo tempo così grigio e difficile. Penso che sia importante attingere a quelle risorse che abbiamo di gioia, di gioco, che è importante perché è l'energia positiva che ci rende anche più forti, io penso anche fisicamente. Quindi grazie, dai, speriamo di vederci presto. Grazie.